Già da qui possiamo rispondere a questa domanda: il lavoro che ha compiuto l'attrito tra A e C, mentre il carrello si è spostato da A a C. Infatti basta contare quanti joule di energia meccanica si sono persi. Se ne sono persi 216, quindi hanno cambiato forma 216 joule di energia, che sono passati da energia meccanica a calore. Quindi 216 joule, la differenza fra questi due valori, è l'energia che ha cambiato padrone, che ha cambiato forma, cioè l'energia in transito, è il lavoro della forza d'attrito. In altre parole, l'attrito ha trasformato 216 joule di energia meccanica, li ha trasformati in calore. Siccome poi sappiamo che l'attrito fa sempre il lavoro resistente, perché la forza d'attrito è opposta allo spostamento, possiamo mettere il segno meno, il lavoro che ha fatto l'attrito tra A e C, meno 216 millijoule. Potevamo scrivere anche questa formula che rappresenta il bilancio energetico, cioè il bilancio di conservazione dell'energia. Questa formula ci dice che, è molto intuitiva, che l'energia meccanica alla fine, posizione C del carrello, è uguale all'energia meccanica all'inizio, posizione A, meno quella parte di joule che sono diventati calore, cioè meno il lavoro che ha compiuto, il lavoro resistente che ha compiuto la forza d'attrito. Vediamo quali sono i valori numerici, così diventa più semplice da capire. L'energia meccanica alla fine è 72 millijoule, l'energia meccanica all'inizio era 288 millijoule. Quindi l'energia meccanica alla fine, 72 millijoule, è quella che c'era all'inizio, 288 millijoule, meno quella che è diventata calore, meno i 216 millijoule che l'attrito ha trasformato in energia termica. La stessa formula la possiamo scrivere in questo modo, è la formula inversa, dove abbiamo ricavato il lavoro dell'attrito. Il lavoro che fa l'attrito in modulo, altrimenti sarebbe un valore negativo, è dato da quanta energia meccanica si è persa, quindi l'energia meccanica all'inizio, 288 millijoule, meno l'energia meccanica alla fine, 72 millijoule. Quindi l'attrito ha compiuto 216 millijoule di lavoro in modulo, perché in realtà ne ha compiuti meno 216 millijoule.